Uè, bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing. Io sono Xyuder e io la Pami. Allora, Ammo, devo dire che questi video unboxing stanno piano piano piacendo. E beh, meno male. Meno dai, male. Dai. Tra l'altro anche ragazzi, le domeniche vintage live su Twitch stanno andando davvero alla grande e li ringraziamo questi ragazzi. E dai. Dai raga, grazie per condividere con me questa passione. Oggi ovviamente un altro pacchettino. Pacchettino ragazzi, lo apriamo. Da dove? Washer Tunigen. Da Washer Tunigen, che io non credo sia in realtà una città, però probabilmente lo è. Immagino sia in Germania, ya. Io non. Intanto ragazzi, vi ricordo sempre, se vi piacciono questi video unboxing, lasciateglielo il pollicione in su, dai. E se volete fare il commentino proprio... Pollicino e commentino. Si fa male con le forbici così. Si fa male, io lo so. Oh, impacchettato molto bene e non vedono. Un po' di asmro. Ragazzi, voi non mi piace questo suono. Sta distruggendo il gioco, porco giù, da 30 anni è sopravvissuto. Where in time is Carmen San Diego? Esatto. Dov'è Carmen San Diego? Più o meno, dov'è nel tempo Carmen San Diego, ragazzi? Un gioco di stra... È finito il tempo dell'Asmra, stiamo parlando di altro adesso. Where in time is Carmen San Diego, ragazzi? Questo è un po' più per i grandicelli. C'erano le puntate su Rai 2, se non ricordo male, facevano che fine ha fatto... Carmen San Diego, come vedete ragazzi, un gioco di strategia. Leggiamo un attimo che cosa ci dice dietro, ma prima cartuccia da 8 mega. Quella grande, perfetto. Quella grande. Con il suo libretto e vediamo che cosa dice. Carmen San Diego, infame capo della Lega Internazionale, ladri del male, viaggia nel tempo rubando i tesori della storia. Sta a voi catturarla prima che cambi il corso del tempo. Centinaia di casi attraverso 15 secoli. Che anno è? Gioco in italiano. È del 1992, ragazzi. Unboxing di oggi, Carmen San Diego. Ma porca vacca, abbiamo cambiato di nuovo i vestiti, amo. Oh my god, ma sta cominciando a succedere troppo velocemente questa cosa. Come vi avevo anticipato, ragazzi, anche oggi è arrivato un nuovo pacchettino. Sta facendo l'ASMR, grattandoci sopra. Da dove arriva? Non girare perché si vede l'indirizzo, poi è un disaster. Da Germany, ragazzi, poi si vede l'indirizzo di casa, mi è arrivato in 17, sotto il citofono. Germany. Signori, ho una mezza idea di che cosa potrebbe essere. Mi auguro che sia quello che sto aspettando. Intanto, come sempre, grazie. Mi piace, sta imparando con l'ASMR. Sta imparando. Dimmi che è lui, dimmi che inizia per S. No. No, non ci credo, è impossibile. No, aspetta. Ma come inizia per S? Adesso me lo rovina, buttiamo via i soldi. Così, spacca tutto, spacca. Ah, inizia per L! Minchia, è già arrivato. Sì, inizia per L. Wow! Lethal Enforcer 2. Più o meno. Allora, Lethal Enforcer 2, ragazzi. È un videogioco... Che conoscono solamente in pochi. Western. È western, ma è un videogioco che si utilizza la pistola per giocare nella televisione. Come vedete, ragazzi, dovete praticamente sparacchiare, fare le cose. Questo è il sequel, ovviamente, di Lethal Enforcer, che veniva venduto nel bundle con la pistola che si chiamava... Justifier. Come si dice, come vedete ragazzi, super complete, molto molto bello, e leggiamo che cosa dice. L'ho un po' strapagato questo, però valeva la pena. Allora, è il 1873 e voi siete lo sceriffo della cittadina più selvaggia ad ovest del fiume Pecos. Come unica amicizia, la vostra fedele 6 colpi. Sarete in grado di sopravvivere fino a diventare un pistolero? Chi possiede la versione precedente di Lethal Enforcers deve acquistare solo il software della nuova versione. Eccolo qua, 1994, e l'ha fatto la Konami, quindi ragazzi, tanta roba. Konami. E anche per oggi pistoleri. Io sono un pistola e basta. Te sei pistolera? Sì. Lei è pistolera. Signori, Lethal Enforcers 2. Porca vacca, mi sono tagliato la barba, no, ma hai visto che roba? Che novità. Senza neanche avere... Una volta a settimana. Me la sono fatta, ragazzi, di prepotenza, va che la barbisa. Prima ce l'avevo, adesso non ce l'ho. Signori,
siamo qua ancora, perché sono arrivati altri due pacchi e andiamo avanti con il collage di quelli che abbiamo fatto. Da dove arrivano questi pacchi? Che ne so. Fantastico. Non lo so, qua non c'è scritto niente. No, perché ho tolto tutto, se no mi vedete l'indirizzo, e porco qua... Giuda. Mi entrate prepotentemente in casa. International. E allora andiamo a vedere the first. Like Mrs. Callaghan. Haha. International, yeah. No, ragazzi. Dai, io ho dei buoni presentimenti. Molto, molto buoni. Vediamo lei cosa dice. So, c'è un altro. Ah, c'è un pacco in un pacco, signori. Attenzione, la professionalità qua sta andando a livelli notevoli. Ti prego, dimmi che inizia per S. Dimmi che inizia per S. Inizia per S. Deve essere lui. Ah, varbisa. Inizia. Signori. Spaxter. Signori. Sparkster. Questo è uno dei titoli top da avere per Sega Mega Drive. Conosci Sparkster? Come ti sembra la copertina di Sparkster? Non è brutta. Non è brutta. Un po' stoccata. Ho capito, non lo so. Ora andiamo a vederlo un attimo all'interno. Attenzione. Yeah. Yeah. Anche questo complete. E leggiamo che cosa ci dice. Sparkster. Ora, ho fatto in 17 linguaggi. Allora. Il ritorno del cavaliere Arazzo. Mi è scritto piccolissimo. Sparkster è di nuovo nei guai. Dal caos che ha fatto seguito alla distruzione della Pigstar, la potente nave spaziale dell'impero Devolindis, è nato un altro malvagio e stregato impero. Ancora una volta Sparkster si trova solo, l'unica speranza di pace contro forze demoniache. L'avventura sta per cominciare. 1994. Questo, ragazzi, non vedo l'ora di provarlo insieme a voi domenica. E il secondo è? Il secondo è? Adesso vedere gli indirizzi, fa vedere. Non fare vedere gli indirizzi, ma porca vacca. Lo so, l'ho tolto io. L'ho tolto io. Ma lo stai facendo l'asmara, scusa. Aia. Questo te l'ho messo anche nella custodia. Da questo lo puoi tenere così. No, veramente? Guarda. Wasa! Lo puoi tenere così. Che cavolo è? Asteri! Bellissimo! Questo lo può mettere via così, quindi leggi solo. Leggo solo, non posso aprire. Signori, Asterix and the Power of Gods. Che vuol dire? The Power è... People has the power! No, People has the power è una canzone. The Power è il po... Il potere. Il potere degli... degli... The Gods. Gods. Dei gozzi. Dei gozzi? No, il potere degli dei. Gods e dei. Ma io non lo so l'inglese. Diamo qualche schermata dietro, ragazzi, di Asterix. Attenzione. E leggiamo che cosa dice. Ne hanno fatti due per Mega Drive di Asterix. Finalmente questo è il secondo che mi mancava. L'esercito di Giulio Cesare ha rubato il leggendario scudo di Vercingetorige. Spetterà ad Asterix e Obelix di recuperare lo scudo, riportarlo al loro villaggio, mentre la loro avventura si snoda fra più di 20 livelli a Lutezia, l'Egitto, Alessandria e la Mesopotamia. Solo per i più coraggiosi si potrà arrivare a Roma. Asterix e Obelix, 1995. Insomma, ragazzi, anche per oggi il video unboxing è andato. Titoloni mica da ridere. Noi vi ringraziamo per averlo guardato. Grazie ai ragazzi, grazie che li guardano. Ragazzi, mettete sempre un like se vi sono piaciuti. Mi raccomando, noi ci vediamo domani alle 8 in live su Twitch. Ciao!